Nico Stallone, siamo al velodromo di Monticelli, questo è stato il teatro, il cuore pulsante degli ultimi anni di una squadra di calcio che ha fatto sognare. Si chiude la tua avventura qui al Monticelli, è ufficiale il tuo passaggio al Real Giulianova, però ovviamente bisogna ripartire da tutto quello che di bello ed emozionante hai e avete costruito in questi anni, proprio qui. Ma guarda, parto forse in altro modo, mi sento di ringraziare prima di tutto te, e mi sento di ringraziare Piceno Time per esserci stati di solito i ringrazianti si fanno alla fine, in questo caso parto all'opposto, perché ci avete dato modo di entrare nelle case, di far vedere cosa è stato il miracolo Monticelli, dove è arrivato, quali sono state le nostre imprese. Senza di voi non l'avremmo fatto e ti dico anche se come tu sai, la domenica ci sono stati sempre pochi tifosi del Monticelli per fatti oggettivi dei quali casomai nell'intervista continueremo a parlare. Grazie a voi invece siamo entrati nelle case di tutti gli afcolani e io dovunque giravo per Ascoli eh, trovavo un afcolano tifoso del Monticelli, eh, perché la cosa bella del Monticelli è stata proprio questa. A volte ci hanno chiamato il Chievo, noi non siamo stati mai un'alternativa ad Ascoli, noi siamo stati sempre eh, una figlia minore, poi non lo siamo stati nei fatti perché purtroppo l'Afcoli Picchio non ha mai voluto creare una vera collaborazione con noi e non ha mai visto in noi un'opportunità e un qualcosa con cui collaborare per eh, reciproche crescite. Eh, però i miei giocatori sono andati in curva tutte le partite cioè, i miei giocatori sono afcolani noi come mi hai sentito già dire una volta siamo l'atletico Bilbao della Serie D cioè, abbiamo questo senso di appartenenza che, che è stato quel senso di appartenenza che ci ha permesso di fare il, la famosa impresa, il famoso miracolo del 4 ottobre 2015 a San Metto la differenza qual è stata? che loro lì avevano tanti professionisti tanti campioni e noi avevamo invece in campo 10, 10 giocatori su 11 che erano locali quindi per noi era un derby Compreso poi la panchina dove noi eravamo tutti di Ascoli. Per loro era una delle partite come tante, forse anche con un pizzico di superficialità: altrimenti, queste partite così e così capitano una, una volta nella vita. E noi, però, possiamo dire che siamo stati quelli che abbiamo firmato quella. Io c'ero quel una volta nella vita. E, e, pff, è un'emozione continua. Parlare il mondo dice, Ecco perché sono partito da voi. Perché grazie a voi siamo stati amati. Grazie a voi le nostre imprese hanno avuto eco, cioè non si sono fermate perché poi il giornale oggi può sembrare viene letto da pochi, invece tramite i social, tramite il discorso che viene fatto del web, tramite il vostro, voglio dire noi abbiamo avuto tante persone che ci hanno amato e, e quindi grazie, parto da lì. Io ti ringrazio perché è stato un piacere seguirvi, partiamo dall'attualità. Real Giulianova, una bellissima realtà nuova, contatti in pochi giorni e ora sei il nuovo allenatore. Ma guarda per me che come tu sai sono afcolano fino al midollo, e noi abbiamo sempre detto che qualcuno poi in città lo considera un limite, che tutti dicono che questa città cresce a volte poco perché è troppo attaccata all'Afcoli. È troppo attaccata alla quintana, è troppo attaccata al, al carnevale. Io dico che mh, non sono limiti, questi sono punti di forza. Dalle altre parti ce le invidiano queste cose. E, però è anche vero che chi è nato, soprattutto nella nostra generazione ad ascoli, è nato a pane e pallone, come si vuol dire. E, ecco, in questo eh, ho trovato qualcosa di simile a Giulianova. E Giulianova è un'altra di quelle piazze dove si mangia pane e pallone. E è una realtà molto simile sotto il profilo dell'entusiasmo, della passione e io mi ci sono ritrovato. E forse è stata una di quelle molle. E avevo bisogno. Dopo un'esperienza come quella di Monticelli non potevo andare in una squadra qualsiasi, avevo bisogno di una squadra dove ci fosse molto passione molto calore. In questo credo che Giulianova rappresenta una, uh, una unicità e una differenza ri, rispetto alle altre piazze del, della Serie D. Ti seguiranno i tuoi tra fratelli Iachini e Terrani, insieme avete fatto qui cose incredibili, forse anche qualche giocatore dell'attuale Monticelli ti seguirà? Allora, se mi seguiranno ancora non, non è dato da sapere: nel senso che in questi giorni, eh, come puoi immaginare, siamo, il Giuliano è partito dall'allenatore per poi completare tutti i discorsi riguardo allo staff o meno. Io farò di tutto per portarli insieme a me, ma per un motivo semplice: perché se oggi l'intervista la state facendo a me, però immaginiamo in maniera virtuale che di fianco a me io già vedo Mauro Iachini a destra e Francesco Terrane a sinistra. Sono le due persone. Eh, principali insieme a me di questo miracolo che mi sento quindi di ringraziarle per tutto quello che mi hanno dato ma il dare è superfluo, il dare è il gomito a gomito nello spogliatoio durante la settimana è la risata, è l'abbraccio, è il pianto, è il dubbio, è il confronto eh, sono emozioni allo stato puro e tu mi dai l'occasione per in ogni caso sperando di poterli avere ancora con me di ringraziarli a vita per quello che mi hanno dato in questi anni ti dispiace come si è chiusa quest'anno la parentesi col Monticelli? Non mi riferisco all'addio, alla tua scelta di Giulianova, ma alla retrocessione che è stata amara e figlia di diversi errori. Ma guarda, forse è uno anche dei motivi per cui ho accettato Giulianova, nel senso che. C'è ancora tanta rabbia, io, sai, che sono un po' un leone, un combattente, un gladiatore, definisci come, come vuoi. Mi hanno definito in tanti modi, ma sicuramente faccio parte di quelli, la gente come noi non molla mai queste sono frasi che ci appartengono ma perché dicono la verità della nostra storia io ricomincierei il campionato domani mattina e non l'avrei mai finito c'è anche la rabbia di non aver potuto fare un play-out non per non essere arrivati terzi ultimi ma per un fatto di punteggio a dimostrazione che noi anche lì eravamo arrivati al nostro obiettivo che ci eravamo dati e... è, brutto, è brutto che cinque anni così belli finiscano con una retrocessione anche se, permettimi, non ho avuto mai il piacere di farlo, quindi lo approfitto oggi. Io dico ancora oggi che i miei ragazzi e tutto lo staff insieme quest'anno hanno vinto l'ennesimo campionato. Cioè anche quest'anno è stato un successo. Può sembrare assurdo, ma sono stati cinque anni di successo. Anche quest'anno, perché arrivare fino all'ultima parte di campionato con tutto quello che è avvenuto durante l'anno, con tutte le difficoltà, con tutte le traversie che abbiamo avuto, non occorre forse neanche ripeterle perché ce le lasciamo alle spalle, e vuol dire che questa ci ha avuto Kazim, ci ha avuto forza e, e che c'è tanto spessore umano e calcistico dietro e quindi un, ancora un bravo ai miei ragazzi che hanno lottato fino alla fine, tra l'altro raggiungendo il terzo ultimo posto che, che gli dava diritto ai playout. Prima dei ringraziamenti finali dovuti, ripercorriamo le pagine più belle del Monticelli. Hai parlato del punto più alto, il successo a Riviera delle Palme di San Vetto e del Tronto. Una data, il 4 ottobre 2015, che rimarrà per sempre nella storia un successo pazzesco. Ma ci sono state tantissime altre imprese. Sì, le imprese sono tante. Quelle che scorrono più velocemente sono chiaramente oltre a quella di San Metto, la vittoria di Fermo, la vittoria di Pesaro. E perché giocate contro squadre che poi il caso vuole tutte e squadre che hanno vinto i campionati. Quindi cioè, ogni volta noi eravamo l'ammazza grandi dell'anno. Anzi, forse alla fine c'era il passaparola che chi perdeva con noi probabilmente avrebbe vinto il campionato, quindi c'è viene il dubbio che ci sono vincere. Però veramente sono state. Giornate magiche, cioè parliamo di, di colossi, parliamo rispetto a noi, ma sia come struttura, sia come realtà cittadina, sia come budget, sia come parco giocatori o meno. E mi piace ricordare la famosa vittoria di Matelica dove il pubblico avversario a fine partita davanti alla nostra vittoria, che anche lì giocavamo contro una squadra con un budget milionario che avrebbe dovuto stravincere il campionato, poi arrivò seconda. Tutti in piedi ci hanno applaudito, e è stata una cosa emozionante questo a dimostrazione che noi ci abbiamo messo in questo, cioè, molte volte il miracolo Monticello è stato definito cuore, favola, miracolo, eh, storia, però dietro tutto questo c'era anche qualità, eh, c'era organizzazione, c'era una competenza, c'era capacità sia dei miei ragazzi che credo anche dello staff a partire da me con i miei collaboratori. E poi vengono in mente invece quei due o tre momenti storici tipo il, il gol fatto da Lievic contro il Todi allo stadio perché poi quello è il momento dei play-off eh, dell'eccellenza, è stato un momento magico perché era la prima volta che giocavamo allo stadio Zeppelle, cioè allo stadio del Duca, quindi per noi lì entrare nel nostro stadio è stato emozionante, così come ti dico come è stato, è che è stato molto doloroso vagare per tutti i campi e non giocare più né allo stadio o né nel nostro campo. E non è un alibi, ma è, una, è un dato di fatto. Ripeto: il primo gol sempre ripeto, sempre dello stesso Alievic in Serie D fatto alla prima parte di campionato contro la Miternina. Eh, il gol di Filiaggi contro il Serpentara, sempre nello spareggio. Poi che si tolse la maglia l'avrei ammazzato mm -hmm. e eh, siamo rimasti in 10. Cioè era per noi la finalissima, eh, però. Sono emozioni che credo che, ripeto, lasciano ancora oggi, se ci ripenso, la pelle d'oca. Così come mi viene spontaneo un gol di Sosi contro il Chieti all'ultimo minuto che fece poi 30 metri per venirmi a abbracciare. Che gli vuoi dire? Ti vediamo emozionato. I grazie finali sono tanti. I eh, grazie finali sono tanti perché io credo che il Monticelli ha raggiunto questo risultato grazie alla fortuna di aver avuto degli uomini, degli uomini veri. E ho avuto la fortuna di allenare uomini. Eh, prima in questi non ho citato colui che è stato l'artefice della vittoria della promozione, si chiama Tonelli Massimo, il toro, che io ho avuto il piacere di avere in tempi non sospetti. E è una persona che è stato il primo a chiamarmi per farmi congratulazioni che andava a Giulianova. Ecco, forse eh, un Alievic credo che allenare uomini come questi, Mauro Sosi, eh, e qui parliamo di uomini, però sarebbe riduttivo perché probabilmente i ragazzi che sono stati con me in questi anni li dovrei nominare tutti perché avrei una parola per tutti, ho un ricordo per tutti, ho un aneddoto per tutti, e forse non basterebbe una cosa del Dovrei scriverci un libro io, forse col vostro aiuto, con delle immagini, potremmo fare un documentario, non lo so. Però li ringrazio tutti. La fortuna di aver avuto persone, io ho allenato delle persone, ho allenato degli uomini e ripeto ho avuto questa grande fortuna. Di questa fortuna ringrazio anche il Monticelli perché come ti ho anticipato in questi giorni credo di aver dato tanto, perché ho dato tanto e poi si vede. Cioè, non credo di aver fatto solo allenatore credo di aver fatto allenatore e tanto altro qui, forse eh, i, i paragoni con Ferguson sono anche impropri, ma io credo di aver fatto veramente un po' di tutto all'interno di questa realtà e quindi mh, non credo di avere solo meriti tecnici o tattici, ma anche proprio ambientali, anche di spogliatoio e anche di tante altre cose. E però eh, devo ringraziare chi nel Monticelli mi ha dato questa opportunità di vivere queste gioie, di vivere queste grandi gioie. E quindi mh, è giusto ripercorrere un attimo la storia. Mh, riparto da ehm, Gianni Carosi che è stato colui che insieme a Francesco Castelli mi ha scelto per iniziare questa opportunità e il presidente di allora Franco Pauletti, che quindi erano coloro che hanno iniziato questa ascesa, poi era il momento in cui il Monticelli da, da piccolo natroccolo è diventato il bel cigno che è diventato. Poi secondo me va detto al di là di quest'anno di quello che è successo. Dalle che possono girare intorno, però, se non ci fosse stato Palatroni il Monticelli sarebbe già finito da qualche anno. Quindi, se vediamo i 400 bambini che gravitano intorno, se c'è ancora la speranza di una struttura che eh, crescerà, di un quartiere che ha sempre rappresentato un problema sociale per la città, eh, se un bambino prima si vergognava di dire che è il Monticelli, grazie a noi è andato in giro in città di io sono di Monticelli, quindi per questo spirito di appartenenza. Ecco, tutto questo è anche grazie a questi uomini. È chiaro che dovremmo partire dalla storia, dai Don Mauro Bartolini e quant'altro da chi ha fondato questa realtà. Mi sento di ringraziare Don Giampiero della parrocchia, che come tu sai ci sarà sempre vicino, cioè noi siamo una delle realtà oratorio dove si mangiava ancora in parrocchia. Io lo ricordo perché la gente si scorda, cioè, si ricorda appunto la partita con la San Maitese ma non si ricorda che noi mangiamo in parrocchia, partiamo la mattina, facciamo 5 ore, andiamo a giocare quando gli altri la fermana per venire a giocare a Afco è andato due giorni al casale in, in ritiro, ecco questa è la differenza. Mi sento di ringraziare Don Alberto della parrocchia di San Marcello, anche lui ci ha dato una grandissima mano, soprattutto in questi, in questi ultimi due anni. Quindi, come vedi, la chiesa ci è stata molto vicina: ogni anno il vescovo ci è venuto a dare la sua benedizione, la città ci è stata vicina nel modo maggiore possibile. Oltre a questi, ci sono quelli che lavorano dietro le quinte, e quindi c'è il famoso Canala, che è un... È un è una storia del calcio afcolano direi di più, c'è Paolo Manzel, c'è Tonino Croci, c'è Mimmo Pedalino, c'è Giovanni Minollini, eh, mi sento ringraziare lo staff sanitario, quindi dalla dottoressa Donatella per arrivare a Massi Damiani che era colui che ci miracolava delle sue difficoltà e Cristian Papetti che ci sono stati sempre vicini ma negli anni alcune persone sono cambiate e quindi prima di abbiamo avuto altre persone che ci hanno dato una mano e quali vanno a fare ringraziamento. Tutti i giocatori, l'ho detto prima, e tutte... tocco proprio l'ultimo tasto ma non per voler finire come una favola, ma a volte può sembrare assurdo, però quando noi andavamo fuori casa e nelle... nei spalti avversari c'erano gli ultras, veri. Veri, ultra E noi avevamo dieci tifosi nostri di cui sette erano bambini, con lo striscione, la maglietta, cose varie. Bella, lì scattava qualcosa, c'era qualcosa di diverso. Per finire, aver, aver fatto sì che il, il TG3 Marche abbia fatto dei reportage sul Monticelli che siamo finiti sull'album Panini, che stavamo sulla Gazzetta dello Sporto, quant'altro quindi essere andati alla ribalta nazionale forse questa è storia, forse è stata una favola, forse è qualcosa di irripetibile e di indimenticabile, forse più di così non si poteva fare forse non si potrà più fare di così, però credo che va data continuità a questa realtà perché se ti guardi intorno noi stiamo qui nel cuore di Monticelli e credo che questo campo insieme alla parrocchia rappresenta un po' il futuro della speranza di questo quartiere. Noi abbiamo dato un'impronta, quindi non è detto che il successo sportivo debba per forza essere motore della crescita di un, di un, di un popolo. E il popolo di Monticelli e i bambini di Monticelli devono avere ancora dei valori che credo sono quelli che i miei ragazzi hanno avuto e ci hanno permesso di raggiungere certi risultati, perché se si raggiungono è perché ci sono grandi valori e noi ce li abbiamo. Comunque grazie a tutti.